Allora ragazzi, eccoci con una nuova avventura col kayak. Allora, oggi siamo sul Lago Maggiore ed esattamente siamo ad Angera. Adesso dietro di là c'è il porticciolo di Angera, dove sono appena partito. Allora, adesso voglio fare un percorso costeggiando l'oasi della Bruschera, che è una palude che c'è qua ad Angera. Dopo dovrò anche andare a piedi, a fare un'escursione a piedi, magari quest'autunno. Quello che oggi mi è venuto in mente è di fare questo giro e passare attorno, cioè costeggiare praticamente i canneti di questa oasi. Guarda, aspetta, ti faccio vedere. Vedi? Si vistono tutti i canneti dell'oasi della Bruschera. Adesso andiamo anche avanti, dentro dal di là. Dentro di là dritto, vediamo un po' dove va a finire. Faccio tutto questo giro che vi sto facendo vedere, vado dentro in quell'ansa là e dopo vado su lì, aspetta che giro un attimino, e voglio andare a vedere l'isolino Partegora, che è questa parte, praticamente è l'unico isolino che c'è sul Lago Maggiore dalla parte lombarda. Però attenzione, dopo ti faccio. Dopo andiamo anche a vedere, perché mi hanno detto che c'è su una lapide di un certo Sant'Arialdo, che era un diacono dell'arcivescovo di Milano, che è stato ammazzato nel 1066. Dopo andiamo a vedere, dai. Adesso voglio andare a vedere di qua. A me interessa andare a vedere l'oasi qua. Sono un sacco di cormorani in fondo lì. Guardali. Adesso voglio provare ad avvicinarmi un attimino, vediamo un po'. Non penso che si tocchi, però sai, guardali. Qua si vede marrone sotto. Sì, va anche in fondo di là, guarda. Va anche, vedi? Va anche giù in fondo di là. Però non vorrei che sia bassa, perché vedo sotto un po' di marrone. Guarda, su in cima là, dopo ti faccio vedere con l'handicam bene. La vedi su in cima là? Là è la rocca di Angera. Vedi? Che è un castello praticamente, no? Poi in fondo di là, dove vedi tutte quelle case giù in fondo là, là è Arona, quindi là è già Piemonte. Guardate che l'isolino quanto è piccolino, proprio un nulla questo isolino qua. E poi dalla parte ovest dell'isolino, che dovrebbe essere, non so se è la parte di là dietro, ho trovato ieri su internet che c'è praticamente a un centinaio di metri dall'isolino dovrebbe trovarsi anche un masso erratico che è chiamato Ussas Margunin, che sarebbe dialetto esatto. Ussas Margunin, però non si può vedere perché è sotto. Dopo c'è anche una storia su quel sasso lì, che raccontano che c'entra praticamente il sasso con la rocca di Angera. Adesso facciamo un giro intorno all'isolino Partegora, visto che ci sono venuto per quello, a fare il video. Che c'è qua? Sassi, cazzo! Così in pieno! Donna! È molla, vedi? Guarda Teo! Pensa Teo! C'erano i sassi, oh! Ho grattato sotto! Porca vacca!
Lì è bassa, Lì vicino bisogna stare attenti, è bassa. C'era una mucchia di sassi, per conto te. Chissà cos'era, chissà cosa ci sarà sotto. Magari era qualche pilastro di qualcosa. È lì un po' rischioso. Non l'avevo visto, Mi sono spaventato. Sì, là dove c'erano quelle canne là è un po' rischioso andare, vedi? Se becco un po' di quei sassi lì che non riesco più ad andare avanti, come faccio a scendere? Qua ci sono le onde, ci sono le barche. Yuhu! Yuppi! Figo! Sul lago di Monate non ci sono le onde perché là non girano barche. È vietata la navigazione. Qua invece si può girare con le barche, quindi. Allora. Andiamo un attimino, qua non vorrei che si tocchi sotto anche qua. Porca puttana, là che roba, oh. Un cumulo di sassi erano, grossi. Puttana. Puttana vacca. Allora, vediamo qua com'è. Aspetta che ti faccio vedere. Vedi, questo è l'isolino che ti dicevo prima, parte agora. Aspetta che tolgo gli occhiali così magari vedo se c'è sotto qualcosa, perché non vorrei. Non vorrei toccare sotto. C'è anche un cane sull'isolino che gira. Guarda. Guarda il filo. Allora, dovrebbe esserci, da quello che ho letto, una piccola spiaggetta dove si può attraccare. Solo lì si può attraccare. E noi ci facciamo un giro anche sopra. Allora, vediamo un attimino da attaccare qua com'è. Vediamo un po', Ah, forse qua, guarda. Allora ragazzi, c'è la spiaggetta. Ah, quel sabbioso. Arrivati! Faccio vedere un attimino qui com'è l'isolino. Guarda, qua sabbioso, proprio sabbia, Qui abbiamo il kayak. Vedi, qua è la rocca che ti dicevo prima. Là abbiamo il mio pandino in fondo là. Questo è l'isolino. Adesso voglio fare un giro. Faccio fare una panoramica. No, là c'è anche gente su una spiaggetta. Allora, lasciamo qua il kayak. Aspetta. Tiro avanti, mica che mi scappa via. Andiamo a vedere la lapide. Allora, qui abbiamo le gradinate. Allora, vediamo qui la famosa lapide. Ti dicevo stamattina. Allora, vediamo.
Allora, qui il 27 di giugno del 1066 il diacono Arialdo Alciato, vedi quello che ti dicevo io, vedi? Subiva il martirio da mano eretica e incontinente, consacrando col suo sangue questo lembo di terra angerese. Questo segno appartiene alla proprietà del comune di Angera per donazione fatta dal ragionier Brovelli Attilio per onorare la memoria dei figli caduti nella guerra dal 40-45, capitano di fregata Franco e capitano medico dottor Alberto Angera, il 20 novembre del 45. Qua è la parte dietro. Là è la zona dove siamo passati prima. Ho beccato i sassi. Allora, proviamo a vedere di qui. Basta che non mi scappa via il kayak. Qua si potrà scendere. Sì, dai. Sì, c'è una misera scaletta. Qua abbiamo anche, guarda, fammi vedere, io sono curioso di tutto, Qua, zona destinata al ripopolamento o alla tutela ittica, pesca consentita unicamente con la sola canna per pescatore, esclusivamente dalla riva. Beh, abbiamo anche i cigni. Bello come posto, Visto che bel posto che ti ho portato oggi? Guarda, qua abbiamo anche la sabbia, guarda. Si può entrare. E poi va giù però. Sì. E poi scende, vedi? Il sasso che ho beccato io era là, guarda, là. C'era una pila di sassi dentro là. Porca puttana, io volevo andare in fondo là, però mi sa che non si può tanto andare. È un po' rischioso. Facciamo un tour dell'isolino. Facciamo il tour. Qua qualcuno viene anche a grigliare. Qua è sempre la zona di prima. E dopo il giro lì, praticamente la Bloise della Bruschiera, dopo questo autunno me la faccio, guarda, in fondo là c'è una panchina, sarà il sentiero che gira, che è pieno di sentieri. E voglio farla questo, penso settembre, fine settembre. Adesso è ancora troppo presto, fa troppo caldo, ci sono i moscerini. Qua moscerini al lago non ce n'è. Allora, quello che ti voglio far vedere, guarda, allora, sono venuti via dall'isolino. Vedi? L'isolino di prima, allora proprio davanti qua mi hanno detto che è sotto qui il masso erratico, però chiaramente non si può vedere perché. Allora ragazzi, io vi saluto, anche per questo video è tutto, e spero che vi sia piaciuto, a parte la piccola disavventura su questo cumulo di sassi che stasera sono curioso di andare a vedere che cosa sono, e dell'isolino Partegora che abbiamo visto. Bello, mi è piaciuto, piccolino, mi è piaciuto, dai, della sua piccolissima storia sopra. Dopo ti lascio, come ti ho detto stasera, ti lascio un link con la storia di questa principessa, non mi ricordo benissimo cos'è. Niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, statemi bene, iscrivetevi al canale, lasciate like, ormai lo sapete, dai, non lo dico neanche più. Ciao ragazzi, statemi bene, alla prossima.